Eder. Mech. Pallister. Non rilascio dichiarazione. Perché sei in vacanza? Quale parte di non rilascio dichiarazioni non è comprensibile? Manuela dice che potresti farla fuori, è vero? Mettiamo un punto. A me quello che dice lei non mi interessa. È chiaro? Non è chiaro? Non mi interessa proprio. Loris, Valeria non parla. Se parliamo di Valeria lo capisco anche, perché comunque dobbiamo ricordare che è la persona che ha subito dei tradimenti su più fronte, per cui non mi sento di giudicarla da questo punto di vista qui. Valeria si passa il tempo a fare un bel giochetto, si fa indicare dai suoi contatti social delle canzoni che potrebbero punzecchiare Manuela e le mette a tutto il volume. Beh, io adesso Valeria non l'ho vista, per cui non so di che segnali stai parlando, dico la verità. Io, conoscendo mia sorella, è una persona che cerca sempre di riappacificare gli animi, non è assolutamente violenta e penso anche che Valeria non lo sia, cioè che intelligentemente per me un punto d'incontro si possa trovare se queste due persone si parlano. Bisogna che venga fuori chi ha fatto questa cosa tremenda a mia suocera, che forse ce lo dimentichiamo, ma è la prima cosa invece che deve venire fuori, perché ci sono veramente troppe persone che soffrono. Tra cui tua figlia? Se non è la prima è la seconda, ed è mia figlia. Perché mai come adesso le manca così tanto la nonna, perché oltre a essere una nonna speciale era di fronte alla nostra porta, per cui tutti i giorni loro si vedevano, stavano insieme, alla sera giocavano a carte, per cui è proprio, cioè, era una bellezza per mia figlia averla lì. La chiamava Nonni, la sua Nonni. Non sapete quanti problemi si fa a mia figlia perché quella sera non è andata via con la nonna. Perché dice, magari se eravamo in due, questa persona resisteva, magari se eravamo in due. E io gli ho detto, magari se eravate in due non c'eravate più nessuna delle due. A questa cosa credo che non ci creda nessuno. Come è finita con Luis? Io non l'ho lasciato andare, lui è andato da solo. Però il fatto che gli ho voluto bene è innegabile e io voglio che lui sia felice con Valeria, con i suoi figli. Io spero proprio che questa cosa possa succedere nella loro famiglia. Per me sarebbe una gioia immensa cioè scoprire che quello che ho sempre pensato su di lui è vero, cioè che non c'entra niente con questa storia. Si ha la netta impressione che sia tu, Loris, che tua sorella fate di tutto per tenere buono Luis. Qual è la differenza dall'inizio? Cioè, quando mai avete sentito me usare toni alti? Cioè, viene demonizzata quasi l'intelligenza di tenere toni bassi per non aumentare l'odio e la violenza, che già ce n'è troppa sui social, con tutte le cose che sparano. Noi cerchiamo di tenere i toni bassi, come ci ha aiutato anche a fare il dottor Barzan, e adesso sembra una fantomima, com'è che l'ha chiamata? Cioè, è così dall'inizio. Datemi fuori un momento che io ho parlato male di qualcuno o che ha alzato la voce. Ditemelo voi. Dovete tenere conto che noi li abbiamo avuto a che fare con un personaggio, che non nomino, che ci diceva cosa fare e quando fare. Ci ha detto, voi sarete arrestati anche se siete tutti innocenti. Cioè, noi che non siamo capaci a vivere queste situazioni, abbiamo fatto semplicemente quello che ci ha detto sto tizio. Poi non so lui cosa ci avesse in testa, sinceramente, ma io cancellerei quell'era, la cancellerei. Io di cuore mi auspico che lui sia innocente, che non abbia fatto quello che purtroppo la procura pensa che lui abbia fatto. Però nello stesso tempo i ragazzi della polizia mobile mi hanno detto che hanno tante cose su cui contare per questo arresto qui. Io spero che le persone che c'ha lui dietro, che sono bravi avvocati, bravi consulenti, possano aiutarlo a venire fuori se lui è innocente. E se lui avesse fatto davvero qualcosa, secondo te Valeria lo sa? Sicuramente sì, cioè se lui fosse impelagato in questa questione, Valeria sicuramente saprebbe qualcosa. Ma lui ha veramente amato tua sorella? A me giunge voce che tu sia molto arrabbiato con Manuela, perché Manuela continuerebbe a tuo avviso a essere troppo fissata con Luis. O forse è tutta una messa in scena? Secondo me sì. Infatti riporto una frase che mi disse Luis, bellissima, parlando di mia sorella, disse: è la donna che qualsiasi uomo normale o sano di mente vorrebbe al suo fianco. Per me sono parole d'amore. Ecco. Quella persona inquadrata dopo l'omicidio dalla telecamera, che sembra avere la bandana, potresti essere tu? Non ero io.
Non ero io non sono mai uscito da casa. La procura c'ha da 10 mesi ormai questo filmato e non l'ha mai valutato. È interessante sta cosa. E non vorrei mai passare per quello che non sono, anche perché potrei avere delle ripercussioni sul lavoro e trovare un pazzo che si voglia magari fare giustizia a modo suo come nei film, che mi possa trovare una mazzata in testa dall'oggi al domani. Allora quello è Luis? Ma può essere un tizio qualunque che passava. Se le indagini si basano su quello, secondo me Luis c'ha uno staff molto forte in grado di smontare una cosa simile. Mia sorella è molto spaventata, dico la verità. Beh, spaventata ovviamente dalle minacce che ha avuto da Valeria, non tanto per la tiratina di capelli, lasciamo perdere quelle sciocchezze, ma per le scritte nella macchina, tutte le cose che si sono accumulate in questi 10 mesi, ovviamente le hanno dato da pensare, le hanno dato un po' di spavento. E tu quando hai saputo del loro amore? Me l'ha raccontato a memoria verso la fine di marzo, giù di lì, dopodiché io l'ho conosciuto. In quale situazione? Sì, la circostanza, gli ho detto che lo volevo conoscere, l'ho voluto fare venire da me. Dopodiché ci siamo conosciuti, gli ho dato una stretta di mano, volevo vedere che persona fosse. Me l'ha presentato come una persona con la quale c'era un interesse, con la quale non me l'ha mai presentata lei a me come una relazione, mai. E Luis cosa ti diceva riguardo tua sorella? Forse che solo un pazzo non vorrebbe stare con una come lei? Non ne abbiamo mai parlato se non che dopo la morte di Piera. Lì lui era molto imbarazzato, ci siamo stretti la mano e basta. Non era il momento di parlare. Non scorderò mai una frase che mi disse quando gli chiesi cosa ti ha portato verso mia sorella questo sentimento. E lui mi disse che era, secondo lui, la donna che qualsiasi uomo normale o sano di mente avrebbe voluto a suo fianco. E a lei lui manca? È inutile che non nascondiamo, le manca. Per me è sempre stata speciale e importante, ok? Sempre. È l'uomo con cui ho vissuto in qualche modo 40 anni e sono stata sposata con lui 31 anni e gli voglio un mondo di bene. Ma adesso ciò che tu vorresti è spedirla a casa di Luis divorziando. Sono cose solo personali e per il momento private. Se l'ha detto lui, che è una delle due parti in causa, sarà vero. È un matrimonio con gli alti e bassi come tutti i matrimoni. Ci ho provato. Certo che le cose non funzionavano da tempo, se no non me ne sarei andata, non avremmo preso la pausa di riflessione, per cui non abbiamo passato la prova. Ma avete una figlia in comune. Sto combattendo solo per lei. Solo per lei. Perché in questo momento non ho altre motivazioni. È mia figlia. È mia figlia. È l'amore più grande della mia vita. Ma non è che è stato Luis a cercare di farti fuori il marito Giuliano? Dubbi che fosse stato Luis o che Luis c'entrasse qualcosa con l'incidente di mio marito, non li ho mai avuti. Ma Giuliano, dopo questo brutto periodo, cosa ti riserverà il futuro? Magari una bella velina? Come sarà la mia vita, con chi sarà, lo scoprirò presto, ok? E il tuo futuro, Manuela, con chi sarà? Magari con un bel giocatore di Serie A? Lo so, in questo momento non lo vedo. Non lo vedo. Lo spero perché c'ho una ragazza che ha bisogno di me. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.